Ok ragazzi, allora continuiamo il nostro percorso attraverso la robotica. Abbiamo studiato la cinematica. La cinematica sono gli strumenti che ci hanno consentito di calcolare posizione e orientamento dell'organo terminale partendo dalle posizioni dei giunti. Dopodiché abbiamo dedicato diverse energie alla cinematica differenziale, cioè come si mappano le velocità, dalla velocità ai giunti alla velocità lineare all'angolare dell'organo terminale. In particolare abbiamo sviluppato dei primi algoritmi di controllo, che abbiamo anche visto in aula informatica, che sono il cosiddetto controllo cinematico, ossia assumendo di poter assegnare la velocità desiderata ai giunti, quale algoritmo devo implementare in maniera tale da assegnare a posizione e orientamento dell'organo terminale la traiettoria desiderata. Abbiamo finito da poco l'esercitazione in cui abbiamo controllato un robot a 7 gradi di libertà con un obiettivo di controllo di posizione e orientamento contemporaneamente. Abbiamo visto che lo strumento principe della cinematica differenziale, cioè lo Jacobiano, entra anche in gioco nella mappatura delle forze e in particolare abbiamo visto come la trasposta dello Jacobiano proietti le forze generalizzate all'organo terminale, cioè la forza e il momento, nelle coppie ai giunti, in una configurazione statica, cioè quando il manipolatore è fermo. Abbiamo studiato modi per generare la traiettoria, in particolare per questo corso e per il progetto d'esame a cui serve il profilo di velocità trapezoidale, però abbiamo cercato un po' di capire che cosa significa generare una traiettoria, la differenza fra traiettoria e percorso e perché abbiamo bisogno di avere delle traiettorie con un certo grado di continuità, quindi che siano più o meno dolci. Dopo aver fatto essenzialmente una lezione seminariale, cioè un po' di caratteristiche di attuatori e sensori, abbiamo dedicato anche un po' di energia alla dinamica. La dinamica di un manipolatore è di un manipolatore è descritta da un insieme di equazioni differenziali non lineari. Questa è l'estensione a una catena seriale di corpi rigidi di che cosa? Beh, del secondo principio della dinamica, di forza uguale massa per accelerazione. E quindi abbiamo scoperto che il concetto di massa espresso nelle coordinate generalizzate, che sono le variabili disgiunto, si generalizza, diventa una matrice di inerzia, che è una matrice n per n, dove n è il numero dei giunti, che ha, diciamo, delle caratteristiche che ben si sposano con la nostra intuizione di massa, è definita positiva. Bene, poi è anche simmetrica. È definita positiva, che è l'estensione al concetto matriciale di E positiva, come diciamo, lo è la massa. Poi abbiamo altri termini, quello di le forze Coriolì e centrifughe, gli attriti che io qui ho semplicemente raccolto in una funzione generica F, la gravità è funzione solo della configurazione, la matrice di inerzia è funzione solo della configurazione, e invece i termini Coriolì e centrifughe sono funzione della configurazione e sono funzioni quadratici nella velocità. Per quanto riguarda l'attrito, diciamo che è una funzione della velocità. Vi ho già spiegato che l'attrito a basse velocità ha delle espressioni che possono essere più o meno complesse, su cui diciamo,
non sono semplici, diciamo, da modellare e soprattutto potrebbero non essere semplici da calcolare, perché non abbiamo una sensoristica che ci dà i micro spostamenti oppure le variazioni di temperatura locali, che sono tutte quante variabili che possono influenzare questo fenomeno. Cosa abbiamo messo a destra, diciamo, del segno di uguaglianza? Abbiamo messo le coppie tau, generate dai motori. Quindi questo è il nostro ingresso, siamo noi a generare queste coppie, ok? E quello che noi facciamo adesso, cominciamo con oggi, è il controllo del moto senza interazione con l'ambiente. L'interazione con l'ambiente in questo corso per noi sarà una cosa del tipo: io interagisco con l'ambiente perché il mio organo terminale è in contatto con l'ambiente, per cui l'organo terminale significa che queste qua sono le forze e momenti che agiscono all'organo terminale, che poi vengono proiettate sui giunti tramite la trasposta del velivolo abbiamo sulle coppie giunti. In questo momento, per quanto riguarda, diciamo, gli argomenti che faremo nelle prossime lezioni, questo qui sarà uguale a zero, per cui noi non avremo interazione con l'ambiente. È chiaro che il caso più generale è un po' più complesso, perché io l'interazione con l'ambiente la posso anche avere in un punto intermedio, perché per esempio c'è un operatore che ha urtato il robot e non lo urta chiaramente per forza qui. L'urto all'organo terminale generalmente significa che è intenzionale, sto facendo un'operazione per cui vado con l'organo terminale a spingere, vado a intervenire sull'ambiente. Cominciamo quindi oggi a parlare di motion control, però prima di farlo facciamo un po' di considerazioni, generali sul significato di parola controllo quando l'oggetto del controllo è un robot. A seconda della situazione, a seconda dell'applicazione, io posso avere diverse interpretazioni della parola, del termine, no, controllo del robot. E queste diverse interpretazioni, o anche diverse, diciamo, esigenze, diverse specifiche del controllo, hanno diversi livelli di astrazione. Se io sono un committente e a me non interessa molto quello che succede al basso livello, io dico: questo robot cosa deve fare? Deve aprire la porta o deve saldare la porta dello chassis dell'automobile? E la descrizione del compito che io sto dando è una descrizione di alto livello, e anche il fatto che abbia aperto o meno la porta è anche la verifica che io abbia aperto o meno la porta è una cosa un po' delicata, nel senso: che significa ho aperto la porta? 90 gradi di apertura va bene, 45, e se io una volta la apro, se apro, diciamo, 999 volte sì, ma una volta no perché rimane bloccata, è successo, non è successo, e così via. Posso avere descrizioni che siano un po' più di basso livello quando dico, per esempio: guarda, tu devi seguire questa traiettoria, quindi segui la linea con una legge oraria, perché traiettoria significa percorso più legge oraria, follow the line è solo percorso. Allora magari, diciamo, io posso essere un po' più preciso e dire: guarda, devi essere su questa linea, puoi uscire dalla linea di tot millimetri, tot metri, dipende se parlo di un'automobile, se parlo dell'organo terminale di un manipolatore. Devi avere una velocità di crociera di questa tanti metri al secondo, e così via. Posso poi essere ancora più preciso e posso dire: ma guarda, tu devi andare a zero con l'errore, e zero per me significa zero, l'errore zero più o meno una certa soglia, e lo devi fare in questo tempo, ok?
Questo è una specifica che spesso si ha in ambito industriale, quando per esempio il nostro organo terminale deve essere mosso perché ha un tool che deve seguire una certa operazione. Allora, se io devo eseguire un certo numero di saldature, ogni saldatura mi prende un certo tempo fisico per fare la saldatura, mi devo spostare dall'una all'altra. Prima di fare la saldatura il robot si deve essere fermato, altrimenti la saldatura viene male. E che cosa significa un robot fermo? Ci sono delle oscillazioni, però sotto una certa soglia per me va bene. Allora, in questo caso il committente mi dice esattamente cosa vuol dire per lui il robot è fermo. Okay? Non è lo zero, non aspetto 10 almeno 16, lo zero nel MATLAB. Bene. Quindi posso avere tutta una serie di specifiche che, se vedete, portano con sé un concetto di gerarchia che è implicito nel termine controllo del robot. La gerarchia significa, e questa è un'immagine che ho rubato dalle slide del professor De Luca della Sapienza, si può ben rappresentare quindi con questo piccolo grafico. Io ho una gerarchia nel livello di controllo, e se guardate, quando si alza il livello di astrazione, in qualche modo il mio controllore deve avere maggiore intelligenza. Vediamo cosa significa. Devo aprire la porta di questa stanza. Beh, la porta della stanza io devo percepire in tempo reale come è messa la maniglia, se è già aperta o meno, se qualcuno l'ha lasciata socchiusa, e questo lo devo fare indipendentemente dalla luce che viene dalla finestra. Per cui ci può essere la luce naturale, ci può essere la luce artificiale, la porta può essere o meno aperta, ci può essere qualche persona fra me e la porta. Chiaro che se io dico apri la porta, significa che c'è intelligenza nella macchina che deve aprire la porta. Intelligenza in senso molto ampio, lo uso in maniera discorsiva, questo tema è intelligenza. Ma se io dico manda a zero l'errore del giunto 3, in 20 millisecondi, non c'è nessun concetto che noi associamo all'intelligenza, ci sono concetti di controlli classici, va bene? Ma in quel caso io chiedo una certa precisione, non mi accontento di dire vabbè mandala a zero più o meno come ti pare, no, mandala a zero. C'è una gerarchia e diciamo più o meno potete intravedere queste tendenze: maggiore precisione quando si va verso il basso livello, maggiore intelligenza quando si va verso l'alto livello. In questo corso noi ci fermeremo agli aspetti di controllo di basso livello, bene? Perché è un corso introduttivo di robotica, quindi non abbiamo le energie e la forza per andare a un livello di astrazione un po' più alto e per dire guarda, tu devi cavartela in alcune situazioni. Alcuni esempi che abbiamo fatto in laboratorio, che potrebbero essere considerati diciamo una via intermedia, beh, i video, che non so se vi ho fatto vedere, se no ve li faccio vedere, i video della robotica assistiva in cui l'operatore con la brain computer interface chiede un'operazione al robot, il robot deve percepire l'ambiente, deve generare una traiettoria, la deve adattare in tempo reale se nel frattempo viene qualcuno e si mette nello spazio di lavoro, e poi deve stimare, per esempio nell'operazione di bere, deve stimare in tempo reale la posizione della bocca dell'operatore. Tutte queste operazioni devono essere fatte ovviamente a un livello, sono un livello di astrazione, un livello di estrazione più alto, e sono cose che chiaramente non faremo nel corso, eventualmente possono essere argomenti di tesi di laurea. Noi ci limitiamo al basso livello. E non solo coesistono tutte queste cose, ma tutti questi concetti, no? Ma cooperano. Che vuol dire cooperano? Beh, cooperano vuol dire che se io, diciamo, sto chiedendo al robot per esempio di raggiungere una certa posizione e c'è un problema nel basso livello,
il basso livello, se comunica al livello più alto, guarda che io non riesco a raggiungere questo Q desiderato, il basso livello non sa perché, magari quello più alto può cambiare la traiettoria. Perché? Perché magari c'è stato un urto inaspettato, bene, c'è un ostacolo che il sistema di percezione non ha visto o qualcosa del genere. Per cui anche la, diciamo, la cooperazione fra i diversi livelli può aiutare a raggiungere il nostro scopo. Un aspetto che io considero molto importante e che, diciamo, forse è sottostimato anche nell'ambiente, diciamo, di ricerca, è la cosiddetta validazione della efficacia del mio controllore. Noi, se facciamo riferimento a quello che vediamo su YouTube per quanto riguarda la robotica, è tutto meraviglioso, è tutto funzionante, è tutto fantastico, okay? In realtà andate sul mercato, andate a comprare qualcosa, non trovate robot che fanno le stesse cose che voi avete visto fare una volta su YouTube, oppure anche 100 volte, ma solo in quelle condizioni. Ebbene, cosa vuol dire validare un controllore? Partiamo dal basso livello. Dal basso livello lo sapete perfettamente, perché dovete soddisfare le specifiche, fondamenti di controlli. L'errore a regime deve essere uguale a zero, l'errore a regime deve essere inferiore a questo numeretto, tempo di assestamento. Questo significa soddisfare le specifiche al basso livello. Ok, possiamo averle un po' più, diciamo, generiche, parlando di robotica. Se io devo fare una saldatura e un profilo di saldatura, io do la mia specifica in termini di un cilindro di tolleranza intorno al profilo. Devi stare un millimetro intorno, mai più, diciamo, lontano di un millimetro da questo, da questo quadrato, da questa figura geometrica. Okay? Altra specifica che si può dare è legata all'energia che viene assorbita, specialmente per i robot autonomi, cioè quelli che vivono con le proprie batterie, perché posso fare il controllore più bello del mondo, però se sono molto aggressivo nella taratura dei guadagni e il robot ha un'autonomia di 20 minuti, magari è meglio essere un po' più dolce e far durare la missione, no, 3-4 ore. Per cui anche questa è una metrica, sono tutti numeretti che mi aiutano a capire se ho progettato bene o male il controllore. Però se la mia richiesta è di un livello di astrazione alto, a quel punto qual è la metrica? Cioè, la porta è aperta o no? E beh, dice, è facile? Non è così facile, perché magari io la apro quasi sempre. Quali sono le eccezioni? Beh, non lo so. Allora vi faccio un esempio: i sistemi di percezione per le automobili autonome, okay? Sono delle cose molto raffinate, sono cose molto avanzate, non funzionano sempre, hanno tutta una serie di problemi legati ai sensori di cui abbiamo parlato, che possono essere per esempio nebbia, neve, riflessi. I riflessi vengono anche nelle giornate di primavera col sole, no, quindi illuminazione perfetta, ma se c'è un edificio di vetro, quel riflesso probabilmente mi dà fastidio. Bene, se c'è una manifestazione, il semaforo continua a funzionare, ma c'è un poliziotto che fa così, il sistema di percezione lo vede? Boh, non lo so. Cioè, intanto però, vuol dire, magari passo col rosso. Non ammazzo nessuno, perché i miei sensori mi dicono che non ci sono persone davanti, ma il poliziotto aveva fatto così, quindi almeno la multa me la prendo. Quindi, cosa significa soddisfare le specifiche quando le richieste sono di livello di astrazione alto? Questo di per sé è un argomento di ricerca, e soprattutto si sottovaluta, nel senso che quello che vi ho detto prima, guardate la Boston Dynamics, fa delle cose meravigliose, perché non ci sono nell'ambiente industriale o nel mercato? Sono cose meravigliose, sono fatte con quella l'hardware in quel contesto, la generalizzazione è sempre più difficile di quello che uno possa pensare. Bene, quando
si chiede, ci chiedono, ma tutti i laboratori, di andare alle fiere o Maker Faire, per esempio, no? Che è una realtà abbastanza importante, ma anche ai congressi, di portare una demo. È sempre un lavoro enorme prendere quello che funziona nel laboratorio e andare al padiglione 10 con la luce che viene da lì, si parte la mattina alle 10, si finisce alle 7, cambia il corso di tutta la giornata, ci sono disturbi, il wifi funziona o non funziona, cioè è sempre un lavoro enorme, ok? Allora, funziona o non funziona, non è così scontato, no? La validazione è un argomento abbastanza delicato. Alcuni concetti, no? La robustezza, la parola robustezza, così come la parola resilienza, che nella lingua italiana hanno un certo significato, sono state, diciamo, acquisite nell'ambito robotico un significato abbastanza simile. In alcuni casi con un significato matematico chiaro, in altri casi un po' meno. Ma se io dico che il mio controllore deve essere robusto alle modifiche ambientali, cosa significa? Cioè, qual è una modifica ambientale ragionevole? In un ambiente industriale io posso ragionevolmente pensare che cambi poco la temperatura e la luce, cambiano poco, non ci sarà mai pioggia all'interno dello stabilimento. L'umidità è quella, diciamo, che ci possiamo aspettare in un ambiente all'interno, per cui robustezza, sì, per i robot industriali va bene, okay? La telecamera, io, la realtà, lo stato dell'arte, voi avete i nastri trasportatori, mettete un bel faro vicino al nastro trasportatore, un bel contrasto e vedete tutto quello che vi pare, va bene? Questa è la realtà industriale, non c'è problema. Perché? Perché avete strutturato l'ambiente con un bel faro forte, voi gli state dando quella componente di luce, punto e basta. Ma se io comincio a dire, vabbè, ma io voglio fare robotica avanzata, io voglio vendere il robot che va a casa diciamo, del cliente, e là cambiamenti ambientali cosa significa? Ieri proprio ho visto un video di un robottino umanoide che hanno usato uno show televisivo per farsi due risate, faceva ridere, nel senso quello che non faceva quel robot, no? le cadute, le cose, non, parlava a sproposito, eccetera, eccetera. No? E così via. L'incertezza di modello lo vedremo un poco, in qualche modo nei nostri controllori vedremo cosa significa incertezza di modello. La robustezza nei confronti delle dinamiche non modellate. Allora, qui è implicito che non ci sta elasticità da nessuna parte. La trasmissione è rigida, che vuol dire? Avete un vostro motore, rapporto di riduzione, no. C'è la proporzione secca fra le velocità e fra le coppie. La realtà non è così, nella realtà c'è l'elasticità. E la posso o meno ignorare l'elasticità? Dipende. Se io chiedo metto al massimo i miei motori e poi li fermo, il robot fa così. Perché? Perché ho eccitato l'elasticità delle trasmissioni. Allora, se io ho bisogno di fare questo movimento, probabilmente non dovevo ignorarla. Se non ne ho bisogno, ho fatto bene. Fa parte, diciamo, di tutti i problemi di modellistica e identificazione, però un po' ce l'ho sempre. Ovviamente i disturbi, cosa sono i disturbi? Può essere. E quindi, diciamo, tutti questi aspetti sono abbastanza delicati e anche interessanti. In questo corso noi avremo essenzialmente sarà sufficiente per noi verificare il controllore che voi progetterete, verificare i concetti che già avete dai controlli e anche da teoria di sistemi, cioè gli errori devono andare a zero, ok. Se non vanno a zero gli errori è perché ci deve essere un buon motivo. Nell'interazione con l'ambiente vedremo che noi non vogliamo mandare a zero l'errore, quindi o vanno a zero oppure lo sappiamo che non vanno a zero. E poi chiederemo delle cose che sono ragionevoli dal punto di vista ingegneristico.
discontinuità, chattering, sono, diciamo, oscillazioni, sono tutti concetti cui arriveremo in esercitazione, in maniera in qualche modo euristica andremo a verificare. Bene. Questo l'abbiamo già visto, quindi questa è una ripetizione della pagina che vi ho fatto vedere all'inizio della lezione sui sensori, e va bene, non mi ripeto e rimane qua solo per avere un richiamo alla terminologia su risoluzione, precisione, ripetibilità e accuratezza. Noi non ci occupiamo dei sensori, li compriamo, e il singolo sensore per noi, speriamo, no, che il singolo sensore si trovi qua. Poi, dal punto di vista invece della robotica, del livello di astrazione più alto, mettere insieme i sensori è indispensabile per la percezione dell'ambiente, cosa che abbiamo visto un po' in teoria dei sistemi e cosa che noi in laboratorio facciamo comunemente. Ovviamente una visita in laboratorio la facciamo a parte, diciamo, la visita di un giorno, però voi non siete venuti a fare una visita strutturata in laboratorio, sì? No, e allora facciamo anche una visita nel nostro, che è di tutto rispetto. Ok, allora facciamo un po' un discorso fra la tendenza della robotica, qual è la differenza fra la robotica industriale e la robotica avanzata. Cosa sta succedendo nel mondo della robotica? Una tendenza che è cominciata forse 10-15 anni fa, bene, e adesso è abbastanza significativa. Allora, quando io compro un robot industriale, ho la mia brava catena di montaggio e acquisto un robot industriale, mi arriva un prodotto che è chiave in mano, è una architettura di controllo chiusa. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non posso farci niente se non attraverso l'interfaccia che ha programmato il costruttore. L'interfaccia tipicamente si chiama, diciamo, o tramite un PC esterno oppure tramite il cosiddetto teach pendant, quindi è un'interfaccia in cui ho un linguaggio specifico, un linguaggio in cui do dei comandi di movimento, ad esempio posso tarare i guadagni, posso chiedere il movimento nello spazio aggiunto, nello spazio cartesiano, sono una piccola libreria, posso impostare un percorso con una leggera, eccetera eccetera, non posso cambiare nulla di quello che è lì, va bene. Il teach pendant possono anche essere senza fili, recentemente così l'hanno fatto un po' più elaborati, poi vabbè, poi la ricerca e l'industria stanno andando verso modi un po' più intuitivi di programmare il robot, però il concetto è sempre lo stesso: io devo usare il software che mi dà il costruttore, non posso fare niente. Spesso le singolarità cinematiche spesso non sono trattate o non erano trattate, adesso le cose stanno cambiando, cioè il mio robot, siccome io devo produrne, diciamo, tanti pezzi, siccome lavorerà su una traiettoria prepianificata perché sono in una realtà industriale, le singolarità cinematiche quando capitano le gestisco io caso per caso. Va bene? Cosa vuol dire caso per caso? Significa euristica, conoscenza della macchina, magari gli faccio una piccola deviazione al percorso, magari cambio la programmazione dell'operazione stessa che stavo facendo. Non c'è un approccio di tipo, non c'era, adesso stanno cambiando le cose, di tipo analitico al problema delle singolarità cinematiche. La ridondanza non è gestita in maniera sistematica, ignorata forse eccessivo, però avere 7 gradi di libertà, magari il settimo è una slitta, quello che si fa nella realtà industriale è che voi spostate la slitta, la bloccate e lavorate con 6, non partecipa al movimento come se fosse il settimo aggiunto prismatico, va bene? La struttura meccanica è pesante. Perché è pesante? Pesante in tutti i sensi, perché nasce il robot industriale per operazioni essenzialmente di, diciamo,
la regina delle applicazioni di tipo automotive, per cui sposto motori, sposto delle saldatrici che pesano qualche decina di chili, un motore 200 kg che devo spostare in un secondo, sono oggetti grandi. Ho bisogno di grandi coppie, grandi accelerazioni, ho bisogno di grandi rapporti di riduzione anche. Sono oggetti che vanno a sbattere, cioè non lo pensavo prima di parlare con persone del posto, cioè un robot industriale va tenuto confinato da persone, da cose, perché spesso ci possono essere gli errori di programmazione, arriva un oggetto, cose, non ci sono i sensori e urta, per cui deve essere anche resistente. Quando io ho cominciato questa attività, e quindi parliamo di qualche anno fa, c'erano dei PD, indipendenti e giunti, vedremo qualcosa oggi ma non andiamo nel dettaglio di questo, c'erano i controllori basici implementati, quelli che avete visto in fondamenti di automatica, no? Un po' più elaborati, ma quelli c'erano implementati, con grandi limiti, e qui invece i limiti li vedremo oggi, cioè perché se io implemento un algoritmo, un controllore che ho studiato a fondamenti di controlli automatici in un robot industriale, perché non posso aspettarmi delle prestazioni eccelse? Questo lo vedremo. I robot industriali, proprio perché sono pesanti e hanno dei rapporti di trasmissione di un certo tipo, sono caratterizzati da frizione statica e il backlash l'abbiamo visto nella lezione sugli attuatori, e vabbè, mi danno fastidio, ci devo convivere, devo vedere un po' come devo fare. La compliance è indesiderata. Cos'è la compliance? La compliance la studieremo quando faremo la lezione sulla interazione con l'ambiente. Essere compliant vuol dire essere cedevoli rispetto a un disturbo. Allora, un robot industriale deve essere esattamente quello che voi avete studiato in controlli. Qualsiasi disturbo lo deve rigettare. Un disturbo cos'è? Una forza che può essere data da un'interazione con l'ambiente, che può essere data dal fatto che io prendo un oggetto. Questo, dal punto di vista del controllo, è un disturbo. Lo devo reiettare, che vuol dire? Vuol dire che io devo comunque portare a zero l'errore, okay? Significa che se io urto con una persona, questa persona viene reiettata, cioè io continuo a seguire il mio percorso, va bene? E chiaramente fra un robot industriale e la persona ha la peggio, ed è il motivo per cui nella realtà industriale ci sono le celle di sicurezza che sono elettrificate. Se voi aprite la porta si leva l'alimentazione al robot. Recentemente hanno cominciato a utilizzare un po' di sensoristica del tipo, ci sono dei sensori di occupazione ambientale, per cui io ho un tappeto colorato separato dal resto della pavimentazione. Se entro in quel tappeto colorato, io so che sto entrando nell'area del robot e i sensori lo fermano. Per cui c'è una certa distanza, per cui se io entro e il robot non si ferma, vuol dire che è meglio che me ne esco, perché un sensore non sta funzionando. Se no, quindi cosa succede? Che per esempio sono i robot che prendono il pianale dell'automobile, lo girano in una posizione utile a fare il lavoro, io entro, quando faccio il lavoro il robot via software è fermo, quando esco continua a muoversi, va bene? Ma è rigido quel robot. Cioè, se qualcosa non funziona, il robot continua il suo movimento. Come sta cambiando la robotica? Vediamo punto per punto come sta cambiando. Beh, se io voglio fare ricerca in robotica e compro un robot industriale, non ci posso fare assolutamente nulla. Posso fare il programmino che mi dà lui. Se io compro il robot giocattolo, l'umanoide giocattolo, non ci posso fare nulla. Va bene? Perché c'ha quei comandini, anche se l'hardware magari è lì, no, potrei farci qualcosa, ma è stato progettato in maniera tale da essere chiuso. Se voglio vendere ai laboratori, io gli devo dare a disposizione la possibilità di fare cosa? Beh, di accedere alle correnti dei motori, a tutti quanti i sensori tipicamente. E se io ho un meccanismo come quello che abbiamo noi nel laboratorio, in cui ci sta il sensore di coppia, beh, io voglio poter o usare il sensore di coppia
oppure usare il tuo controllo di basso livello, per cui ti posso dare l'Q punto desiderato. Per cui i costruttori ultimamente cosa fanno? Ti consentono di mettere le mani nel loro robot, dandoti una libreria che può essere, cioè no, può essere, che è una libreria con comandi a diversi livelli di astrazione. Bene, quindi io posso avere i driver che mi fanno leggere i sensori, ma posso anche dirgli muoviti da AB in cartesiano e poi non mi interessa cosa fare. Bene. E questo consente di fare ricerca. A quel punto, se io ti sto dando il robot aperto, se c'è una singolarità cinematica, te la vedi tu, non sono più io, diciamo, che la gestisco, e l'utente deve fare qualcosa. Sfruttando anche la ridondanza, cosa che facciamo, una cosa abbastanza divertente che facciamo sempre, come stanno cambiando i robot? Beh, dall'industria passato alla adesso si chiama l'industria 4.0 e si sta diffondendo il nome Cobot, cioè Collaborative Robots, i robot stanno entrando nello spazio di lavoro dell'operatore. Questo significa che se io condivido lo spazio di lavoro con un robot, io devo fare in modo che il robot sia strutturalmente sicuro. Quindi quella struttura rigida del robot industriale è stata abbandonata verso quella che il termine, diciamo, che sta diffondendo è lightweight. Lightweight, forse i primi sono stati, adesso non vorrei sbagliare, però il primo è stata l'azienda tedesca KUKA, tramite un accordo di ricerca con il DLR, che è un centro di ricerca con base a Monaco, hanno sviluppato per la prima volta questo concetto di lightweight. Dopodiché la KUKA l'ha commercializzato e per qualche anno sono stati gli unici ad avere questo oggetto. Cos'ha il lightweight di diverso? È quello che vi ho fatto vedere, tutta quanta la struttura che è inglobata, è diciamo, è inglobata nel giunto, diciamo, hanno una struttura che è più cedevole, anche con flessibilità ai giunti, e lo sappiamo che è così quando compriamo un robot di tipo lightweight. In qualche modo, a parte il progetto iniziale, che poi diciamo le varie aziende l'hanno cambiato in base alle esigenze, la modifica della struttura ha consentito di utilizzarlo nello stesso ambiente di lavoro dell'operatore, sia per questioni meccaniche, sia per questioni software, cioè di controllo. Nel senso che quando andremo a studiare la design compliance, significa questo, quando andremo a studiare il controllo dell'interazione, noi vediamo che noi col nostro controllore rendiamo il robot cedevole all'interazione. Questo ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che cosa vuol dire essere cedevole all'interazione? Ok, se io tocco il robot io non mi faccio male, però se non fossi io ma fosse un disturbo, il robot sarebbe cedevole anche nei confronti del disturbo. Per cui diciamo, cambia un po' la prospettiva con cui io uso il robot e anche le applicazioni nelle quali uso. Ovviamente voi avete visto il robot che abbiamo noi in laboratorio, non ha proprio una cabina di controllo, tutta l'elettronica è dentro, solamente due cavetti, uno per l'alimentazione e uno per la comunicazione, per cui potrebbe essere montato su un carrozzino. Beh, il KUKA no, il KUKA ha una piccola cabina, diciamo, di controllo. E diciamo, i controllori, adesso qui c'è scritto Advanced Model Based, cosa vuol dire? Lo cominciamo a scoprire da oggi. Vabbè, advanced vuol dire la qualunque, ma model based ha un chiaro significato matematico e lo vedremo. Va bene? Allora, questo è quello che noi facciamo. In realtà nel corso, diciamo, degli anni ho un po',
un po' cambiato, nel senso che oggi noi diamo una velocissima occhiata al controllo decentralizzato, che sarebbe l'applicazione, diciamo, di fondamenti di controlli automatici, e del perché non si usa, diciamo, del perché non, le prestazioni sono limitate. Poi dalle prossime volte noi, quindi da lunedì a questo punto, noi parleremo di controlli avanzati, quindi di controlli che facciano uso della conoscenza del modello dinamico e che permettono prestazioni migliori in termini proprio delle metriche, no? Della, ma non solo, permettono di fare cose che non avremmo potuto fare, e capiremo cosa vuol dire. Joint Space Control vuol dire che l'obiettivo di controllo è una Q desiderata. Operational Space Control vuol dire che l'obiettivo di controllo è una posizione orientamento dell'organo terminale. Okay? Vedremo le differenze. Facciamo un attimo 5 minuti di pausa e poi, diciamo, continuiamo.